Lasciami andare. Elisa, lei è una nota cantautrice fanese, di recente ha ricevuto un importante premio, di che cosa si tratta? Si tratta del premio Tenco, ho ricevuto questa targa, Targhe Tenco si chiamano così, per il mio ultimo lavoro discografico come opera prima, perché in questo lavoro mi sono trovata a cimentarmi proprio con la scrittura della forma canzone, intesa proprio come forma canzone, e ho dato vita a questo album che si chiama Curami l'anima, che è stato premiato per questa nuova edizione del Tenco. Che cosa significa per lei questo premio e quanta emozione ha provato quando ha ricevuto la notizia? È interessante, io non sono mai andata a caccia di premi, è il primo premio, di solito non vinco niente tra l'altro, e questa vincita, non so, non posso chiamarla una vincita, è stato proprio un percorso, una restituzione luminosa di un percorso che dura da che sono nata, quindi che cos'è? È uno stare per un po' di tempo in più dentro la felicità. Curami l'anima è il titolo del suo album, perché ha scelto questo nome, che cosa significa? Curami l'anima è un grande lavoro di squadra intanto, questo è un messaggio che mi piace passare, cioè questi risultati si ottengono con tanto tempo, tanto lavoro, tanta dedizione su tutti i fronti e tanta gente che ci si appassiona, che ci mette la propria capacità. E Curami l'anima non era il titolo che io avrei scelto, ma è il titolo che invece le persone mi hanno restituito. E quindi ho dato voce a una collettività e si è chiamato così, perché faceva bene a chi lo ascoltava. Se tutta la gente del mondo senza nessuna ragione alzasse la testa, la testa, la testa. Possiamo dire che questo premio è un orgoglio non solo personale, ma anche per l'intera città e nello stesso tempo anche un messaggio di speranza per tanti giovani talentuosi. Sì, è tra l'altro una edizione che io ho trovato molto interessante, ha vinto Paolo Benvenu, ci sono delle vincite molto importanti, sono molto contenta di appartenere a questa edizione, tra l'altro sono 50 anni del premio Tenco, quindi sarà una grande festa all'Ariston quando andremo a ritirare questa targa, è un'occasione speciale ed è sicuramente una speranza, diciamo che già è bello averla nella vita la musica, poi ovvio quando si muovono queste frequenze che sono più elevate è bello certamente, però è proprio bello partire con l'idea che bisogna farle le cose nella semplicità del quotidiano, questo mi piace passare, già quella è una grande speranza. C'è qualcuno in particolare che vorrebbe ringraziare? Tantissime persone, perché è figlio davvero di un viaggio lungo 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 questo, sicuramente io però ringrazio un po' di il coraggio e la tenacia e l'idea della non aspettativa ma della prospettiva, ecco questo rispetto al concetto di speranza chiude un cerchio. E l'idea che uno il percorso lo vedi, lo vivi e ti ci devi avventurare credendoci, la fiducia. Su questa stessa onda tutte le comunità di musicisti che mi hanno fatto crescere, ringrazio la Squilibri Editore che è stato veramente l'altro zoccolo duro che ha creduto in questo disco e Tony Canto che lo ha prodotto in maniera eccellente. Invece il prossimo passo di Elisa con che cosa ci stupirà? Questo è un disco esistenziale che parla della produzione immateriale quanto sia importante per noi, quindi l'arte in senso anche ampio. Tra l'altro c'è un'opera di Antonella Sabatini che è un'artista, una scultrice fanese, quindi mi piace l'idea che è un disco che è diventato nazionale ma tanto appunto della città. E i miei prossimi passi invece credo che tornerò proprio più dentro casa perché questo si è allargato molto, si è mosso tra la Sicilia, Roma, è stato ampio, in realtà c'è un musicista brasiliano che poi Jacques Morel & Pound che ci suona dentro, quindi è molto ampio. Mi piace l'idea di ritrovare un'intimità che forse è più consona alla mia età di oggi. Che prendi